Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha celebrato il 71esimo anniversario della Liberazione in Valsesia, culla della resistenza della Prima Repubblica Partigiana Piemontese. Fin dal primo mattino il centro di Varallo Sesia, imbandierato di drappi tricolori, si è preparato ad accogliere il Presidente, che dopo l'omaggio ai partigiani fucilati nel piccolo cimitero, alle 11.15 ha tenuto il discorso ufficiale in diretta TV al Teatro Civico. La scelta repubblicana del popolo italiano reagiva alle sofferenze di una guerra prolungata. La sfiducia nei confronti della dinastia regnante doveva travolgere con questa l'istituto monarchico, che pure era stato strumento dell'unificazione. Restituire sostanza allo Stato, dissoltosi nell'estate del 43, significò sceglierne una nuova forma, lontana dal concepirlo come padrone e oppressore dei suoi cittadini, l'espressione invece dei diritti dei singoli e delle comunità. Questo è il messaggio del costituzionalismo della resistenza: realizzare un ordine politico e sociale incarnazione dei valori ben diversi da quelli dell'autoritarismo fascista, ma che non erano neppure quelli ottocenteschi della nazione dello Stato liberale. All'evento hanno preso parte con il presidente della giunta regionale alcune classi delle scuole elementari e medie di Varallo, che hanno accolto il presidente intonando l'inno nazionale, e i partigiani del Vercellese con numerosi sindaci, autorità civili e militari.